Vari archeologi hanno studiato il teschio scolpito, che è stato trovato nel 2011 in un negozio di Vienna dedicato alla vendita di oggetti d'antiquariato. Apparentemente, questa struttura cranica potrebbe avere più di 300 anni. È un teschio la cui superficie è intagliata con disegni e simboli che suppongono un significato religioso. Fino ad ora il suo significato, il suo creatore e il suo proprietario sono ancora sconosciuti. La verità è che il teschio scolpito ha lettere e figure che si traducono come il grande mistero del Tibet. I proprietari del negozio di antiquariato affermano che il teschio scolpito fu venduto da un uomo che sosteneva che il pezzo di pregio appartenesse a uno dei suoi antenati, aggiungendo che proveniva da un noto parente medico che aveva viaggiato in tutta l'Asia. Quest'uomo raccontò che una volta questo dottore diede aiuto a un direttore di un monastero in Tibet. Quest'uomo, grato per i servizi di quel medico, gli diede alcune preziose reliquie, inclusa la struttura cranica. Nel 2011 il teschio scolpito aveva un nuovo proprietario. Nel marzo di quell'anno, il teschio è stato acquistato da un uomo che lo ha definito lo strano oggetto. Quest'uomo, per saperne di più sull'origine di questa reliquia, ha pubblicato le foto del teschio scolpito su un forum chiamato Arti Asiatiche. In questo forum, il nuovo proprietario ha rivelato di aver acquistato il teschio tramite un antiquario a Vienna, in Austria, aggiungendo di averlo mostrato a vari professionisti ed esperti per indagarne l'origine e il significato. Nei vari studi è stato possibile comprendere l'incisione delle lettere tibetane e la maggior parte dei simboli. Tuttavia, nessuno storico di antichità asiatiche e tibetane aveva mai parlato di un teschio scolpito come quello da lui posseduto prima di allora. Nessuno, tranne un monaco tibetano che sosteneva che questi pezzi archeologici fossero stati scolpiti sin da tempi più remoti, il cui scopo era espellere il demone da una famiglia o dirigere l'anima di qualcuno che era trapassato. Purtroppo questo monaco non ha aggiunto ulteriori riferimenti alle pratiche di cui accennava, perché erano riservate ad una ristretta cerchia, il che complica in qualche modo le cose. Le lettere che sono state incise nella mascella cranica potrebbero essere correlate alla scrittura indù. Tuttavia, altri esperti affermano che si tratta di un'antica scrittura chiamata Lhasa. Certamente, senza conoscere l'origine esatta di questo pezzo cranico, è quasi impossibile fare una traduzione di queste lettere. Le figure con il teschio scolpito forniscono maggior chiarezza. Le più suggestive sono incise nella parte superiore del pezzo e sono delle divinità protettrici discendenti dalla tradizione buddista. Si vedono chiaramente i simboli degli esseri degli inferi, mentre rappresentano la tradizionale danza della morte. Inoltre, il nuovo proprietario ha aggiunto che un esperto gli ha informati che ci sono anche altre figure, come l'arco e la freccia, che rappresentano il livello più alto del Tantra, una tradizione esoterica della cultura indiana. Su altri teschi simili sono state trovate altre figure piene di simboli Om e anche vari animali come serpenti, uccelli, scoiattoli, capre e persino la testa di un elefante. Si ritiene che ciascuno possa avere un significato specifico. In definitiva, non c'è nulla di certo. Nonostante tutto ciò che è stato scoperto riguardo questo teschio, esistono pochissime informazioni su questo pezzo archeologico. Sfortunatamente, il suo status privato ha limitato la possibilità di compiere ulteriori studi da parte di professionisti. Sebbene non sia l'unico pezzo cranico che è stato scolpito e ritrovato al mondo, questo è davvero sorprendente perché è evidente che ci troviamo di fronte ad un mestiere dove erano state implementate delle grandi capacità artistiche e la cui simbologia religiosa lo rende un autentico e prezioso tesoro. E resterà, naturalmente, uno dei tanti enigmi della storia.